Immigrazione, intervista a Franco Maccari, firmato il Fondo Efficienza 2014. Poliziotti assolti, chi li risarcisce ora? Gentili amiche e amici del TG COISP, benvenuti e bentornati a un nuovo appuntamento settimanale con l'informazione sindacale del COISP. Quasi un'edizione straordinaria quella di questo TG, perché la dedicheremo, per motivi anche di tempo, quasi interamente a un'intervista esclusiva realizzata con Franco Maccari a rientro da un viaggio che l'ha portato nella provincia più a nord d'Italia, la provincia di Bolzano, dove ha visto, dopo il prefetto della provincia, anche la situazione nella stazione di Bolzano, nella stazione e nel commissariato del Brennero, vivendo e toccando con persona le problematiche che i colleghi si trovano ad affrontare, una marea umana che sta cercando di passare attraverso un imbuto troppo stretto. Ma lasciamo subito la parola alla regia e noi ci vediamo dopo. Siamo con Franco Maccari a bordo di un treno che torna dal Brennero e che torna verso Bolzano dopo una giornata passata in provincia a parlare di immigrazione, ma soprattutto di sicurezza dei poliziotti. Le tue impressioni, Franco, che valgono per il Brennero ma che valgono un po' per tutta Italia? Beh, come è ovvio pensare, questo fenomeno dell'immigrazione, insomma, ha diverse sfaccettature e noi conosciamo tanto da quello che viene trasmesso in TV, delle navi, o meglio delle carrette del mare. Addirittura ormai veniamo assaliti perché facciamo presto a fare il trasbordo, che si devono riprendere le barche, però non conosciamo poi quello che succede, cioè, o meglio, noi operatori sì, ma non tutti i cittadini, no? Anche gli stessi onestamente operatori forse lo sanno. Diciamo che tutti risalgono la penisola perché hanno come obiettivo non quello solo di rimanere in Italia, la maggior parte vuole andare in Austria, Germania, che Francia è un paese scandinavi. Insomma, noi siamo un transito, un ponte, una specie di yo-yo, solo che siamo lunghi 1800 km. E questi 1800 km evaporano migliaia e migliaia di persone, di bambini, vecchi, donne. Quando dico evaporano è perché esattamente non sappiamo dove sono. Anche tutti i nostri inviti fatti dalle forze di polizia a ripresentarsi per gli accertamenti sono migliaia, che questi sono tutte cadute nel vuoto, non c'è nessuno che sia presentato. Ovviamente il nostro confine ha che uno di questi è pochi preso come sfoglio. Uno di questi è il Brennero, o meglio Bolzano. Bolzano fa da ribalzo. Il Brennero è proprio il classico esempio di quello che non dovrebbe essere. Il classico esempio, cioè un piccolissimo paese, un piccolissimo buco dove arrivano i treni, dove tutti scendono e dove vogliono ripartire, e da qui nasce il problema. Che cosa si fa? Chi li tutela, o meglio chi li assiste? Ce ne sono una infinità. Chi li fa gli accertamenti? Non certo un ufficio di polizia che con i suoi uomini garantiva malapena il controllo del territorio normale, esiste queste apocalittiche situazioni. Allora si vedono gli arrembaggi ai treni. C'è, scatta una guerra tra poveri, tra chi vuole salire, chi non deve far evitare questo. Se qualcuno ci accusa addirittura di essere noi dei nazisti che non consentono di far salire, purtroppo è il nostro lavoro. È vero pure che intimamente preferiamo che salgano, anche perché così il problema tra virgolette viene scaricato ancora più a monte, ma a monte poi troviamo altri colleghi con i quali abbiamo avuto piacevole incontro, anche uno scambio proficuo di considerazioni. La nostra è assolutamente nella stessa condizione nostra. Si vedono arrivare queste centinaia di persone, che non sanno cosa possono fare, blog li mandano indietro un 10 e poi noi dobbiamo comunque fargli l'invito, non si ripresentano più, riprenderanno il treno solo dopo. È veramente una svuotare il mare con un cucchiaio. A questo mettiamo poi, senza fare allarmismi, però ci sono questi problemi, sono i problemi sanitari, che tutti i cittadini sono un po', non dico in pericolo, ma comunque a rischio. Noi di più, perché da noi passano tutti, quelli che controlliamo, quelli che devono essere espulsi, quelli che vengono rimandati indietro, e non li conosciamo, non sappiamo cosa sono, non sappiamo da dove vengono. Vero che ci dovrebbe essere uno screening all'origine, ma chi lo dice? Quando sbarcano 2000 persone da una nave, lo screening si fa a vista, questo sì, questo no, però è una situazione davvero
difficile, con il quale abbiamo anche confrontato oggi col prefetto, con altre autorità, il prefetto di Bolzano. Ovviamente tutti ritengono di aver fatto il loro dovere, di aver fatto le dovute segnalazioni, però non ci siamo proprio trovati, perché anche su argomenti banali non lo so, ma come le pulizie, siamo qua a discutere se è stato fatto del tutto il possibile, perché in 5 mesi è stata fatta una pulizia straordinaria. C'è chi se ne fa un vanto di essere riuscito a farla fare, ma stiamo parlando di 5 mesi fa, del commissariato dove centinaia di persone passano ogni giorno. Il commissariato è il porfiro del Brennero, ovviamente. Davvero un momento di inconcludenza incredibile. Purtroppo, amaramente, sappiamo cosa servirebbe. E non lo auguriamo, ma tanto sarà solo quello la chiave di svolta. Il Brennero attraversa i binari senza guardare? Caperà prima o dopo, purtroppo, la tragedia. Qualcuno si arrampicherà sul treno tipo Nuova Delhi mentre corre? Scatterà la tragedia. Perché è così, è esattamente questo che sta per succedere. Considerando poi il treno è davvero un buco di un imbuto da cui deve essere uno sfogo. Dove? Da qualche parte. Certo, non vorrei arrivare a sentire dire che da un prefetto della Repubblica che è avvenuto, che spiegava che cosa ha fatto e scriveva, scritto, quindi formalmente, che ha dato ordine ai profughi di disperdersi. Se questa è la soluzione della politica, considerando che un prefetto è organo di governo, quindi è il massimo rappresentante del governo in caso di specie, c'è da che chiedersi davvero dove andremo e cosa faremo. Il sindacato dobbiamo tutelare prima di tutto i nostri colleghi, i nostri operatori, e poi sono cittadini, padri, madri. Sono clienti dei negozi, degli asili nido, delle chiese, di tutte quelle attività in cui si trovano altre persone. Quindi siamo simbolizzati sindacalisti e cittadini, sindacalisti noi stessi qualche volta quando compriamo il nostro disagio. Però in concludenza, diciamo, della politica, qui sì, va bene, perché avrò sentito gli strepiti di questi giorni, perché a Bolzano ci sono le elezioni, quindi ovviamente tutti si danno un po' l'anima a cercare a proporre la soluzione di comodo, senza poi però ricordarsi che questi argomenti bisognano di essere anche studiati, conosciuti, capiti, quindi poi forse con confronto anche con chi magari ne sa di più trovare soluzioni reali e non baggianate giusto per dare un po' di fumo agli occhi della gente. Ci auguriamo che non serva la tragedia, ma io sono poco fiducioso su questo aspetto. La tragedia serve, ahimè, per accendere i riflettori, un po' quello che succede con i barconi sul canale della Sicilia. Ok, grazie, allora ti lasciamo il viaggio di rientro e noi proseguiamo. Grazie ancora. La questione dell'Expo è destinata a durare per mesi, ma i suoi prodromi certamente non sono incoraggianti. Capogruppo di SEL a Milano, tale Mazzalli, avvocato, fa una richiesta preventiva di poter accedere alle strutture delle forze dell'ordine, dove sicuramente saranno arrestati gli attivisti contro l'Expo, coloro che manifesteranno contro questa manifestazione, che durerà appunto qualche mese. Il COISP replica duro a queste parole: si dovrebbe preoccupare di che gli attivisti non vadano travisati e non creino danni alle persone e alle cose in quelle manifestazioni. Espressioni democratiche, ma che vengono utilizzate, come abbiamo visto purtroppo proprio lo scorso fine settimana, con l'unico scopo di danneggiare persone e cose, soprattutto coloro che sono che indossano un uniforme. E quindi stia sereno l'avvocato Mazzalli, perché ne avrà certamente da lavorare, soprattutto se si occupasse dei danni che sono stati causati alle proprietà private della città di Milano. Il testo completo del comunicato stampa sotto sottolineato. Come preannunciato nello scorso TG, è stato raggiunto l'accordo sul fondo per la produttività dell'anno 2014. Sono quindi state definite anche le aliquote delle singole voci: la reperibilità 17,50 euro, il cambio turno 8,70 euro, i servizi resi in alta montagna 6,40 euro ciascuno, cambi turno reparti mobili 50,83 euro, produttività collettiva 5,40 euro a presenza. Gli importi andranno poi in pagamento con il cedolino del mese di giugno.
Ancora storie dei poliziotti assolti da Napoli fino a Chioggia in provincia di Venezia. Ancora poliziotti che devono difendersi in sede penale e in sede civile, dove l'avvocatura dello Stato riesce a perdere cause vinte. Solo grazie questi poliziotti possono gioire per la pervicacia dei propri avvocati. Ma buone notizie sono anche la perdita totale di fiducia che si ingenera in chi viene sbattuto in prima pagina con processi mediatici senza che poi venga accertata la reale e concreta verità giudiziaria. Chi restituirà a questi colleghi tutto questo tempo e tutta la passione che hanno perso per questo mestiere? Il testo completo del nostro comunicato stampa sul sito internet del COISP. E con questo educativo no comment si conclude anche questa puntata del TG Coisp. Io vi ricordo che tutte le notizie in costante aggiornamento sono disponibili sul sito www.coisp.it. E prima di concludere vi ricordo anche che potete donare il 5 per 1000 dell'IRPEF all'associazione Fervicredo, feriti e vittime della criminalità e del dovere. Un'associazione composta da colleghi, da ex colleghi, da tanti volontari che aiutano i tanti, troppi, che si sono trovati a vivere situazioni tragiche connesse al dovere e al servizio. Io vi ringrazio per la vostra donazione e vi do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo TG Coisp. Buona settimana e buon sindacato a tutti. We'll be right back.